Viva Palermo e Santa Rosolia, venti scirocco, frittole allegria, cubaita, musso, vino e carcagnola, pane camevo, san semola d'ustigliola, su cannu mumuluna a bucca china, yoko castrumula nochianu ramarina, basta chi sarde e pupiceddo fullo, abbannia, abbannia, cascalo autunno. Si tratta di un incantesimo, per uno strano incontro di caratteristiche e di eventi che si sono susseguiti e stratificati nel tempo. Palermo è bellissima o bruttissima, non ci sono vie di mezzo. A volte ci si convince che non esista luogo al mondo capace di competere con lei. A volte invece si vorrebbe fuggire il prima possibile, mettendo in salvo tutti coloro a cui si vuole bene. Poi, ancora, basta un istante della sua luce così intensa e violenta o un odore familiare, si ritorna a non volere altro che lei. Molto bella, l'unica piazza palermitana che guarda al mare. Quella zona felice pare l'abbia scoperta per primo Amilcare Barca, il cartaginese. Me l'assicurò un vecchietto, ricordandomi che si è chiamato sempre Fondo Barca e per lui è prova certa. Chissà se c'entra veramente il cartaginese Amilcare. E non fu invece per quella barca messinese naufragata qui davanti non si sa quando? Furono loro a mettere in una grotta sotterranea la loro Madonna della Lettera, protettrice dello stretto. Infatti la chiesa della Portata è dedicata a quella Madonna. C'entrò un nobilissimo marchese che si costruì qui un bagno a fine 600. Per colmo di curiosità, il barone Mariano Lanterna, nell'anno del Signore 1770, si fece una villa, piccola e modesta, rispetto alla coeve della Piana dei Colli. Me l'hanno indicata però come la Villa dei Pandolfi. Infatti, nel 1871, i fratelli Pandolfo, due preti, rilevarono quella villa sfruttando le acque miracolose della sottostante grotta. Leggibile è quello stabilimento termale, i bagni, le cui acque stanno ancora lì. Le ho bevute sotto gli occhi angosciati dei presenti, per i quali, se non sono velenose, almeno nocive devono essere. Thank you.
1999 a Palermo ci fu molta eccitazione per la visita di un gruppo di medici britannici alla Villeggea, una splendida proprietà sulla riva del mare, che Ignazio Florio aveva acquistato dall'ammiraglio Sir Cecil Donville. Una romantica diceria vuole che questi l'avesse comprata per una sua amante palermitana dell'Acqua Santa. Florio aveva dato incarico a Basile di costruirvi un ampio sanatorio antitubercolare con 180 stanze. L'impianto dell'edificio era di concezione chiaramente fin de siècle, con qualche tocco da castello medievale. Potelo di sì, cadai all'assai, meglio la morte è il nostro dolore. Ai 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 ai, more 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 more, ciao di nome core, l'amore mio se tu. Zero a bazzero, me ne vai a scialare, scinnenno ravaneggia, ru Cristo e viscuttaro. Mano manuzza, insemmo la cottia. Viva Gesù, Santa Maria! Viva Gesù!